Siamo qui a lanciare questa iniziativa, forse per la prima volta sulla spiaggia di Rimini in inverno, una bellissima mostra con fotografie e pensieri anche di poeti, di scrittori. È la stagione che è quella più propria dei riminesi, quella delle passeggiate in solitudine, quella del paesaggio marino che si riprende i suoi spazi, quella del silenzio, che però è anche quella che ci fa emozionare di più, che noi sentiamo più vicina alla nostra riminesità. Questo mare d'inverno, che è il luogo in cui i riminesi si ritrovano per ritrovare se stessi durante l'inverno, è poi il motore che dà la spinta a quel sorriso romagnolo che fa sì che riusciamo ad accogliere in maniera unica i nostri ospiti anche d'estate. E la spiaggia giustamente deve rappresentare in questo momento quello spaccato di Rimini che la farà diventare la capitale della cultura italiana nel 2026. E quindi dall'idea che è nata sicuramente nel percorso che Rimini sta facendo per Capitale della Cultura 2026, viene lanciato un seme che ha accolto già tantissimo seguito e che sicuramente anche nei prossimi anni darà altri frutti, perché credo che vivere il nostro mare d'inverno all'insegna della cultura, del pensiero, del prendersi il proprio tempo, sicuramente sarà qualcosa su cui nasceranno anche tante altre nuove iniziative.